Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi torniamo a parlare di retro gaming e lo facciamo in compagnia di lei, una piccola console del marchio Amberlic, marchio ovviamente conosciuto da tutti gli appassionati di retro gaming, che ha delle caratteristiche veramente veramente interessanti, soprattutto molto molto performanti, e stiamo parlando della RG Cube, piccola console tascabile ma davvero davvero super interessante. Ma prima di vederla nel dettaglio e di vedere tutte le sue caratteristiche, guardiamo cosa c'è all'interno della confezione una volta che ci arriva a casa. Classica confezione Amberlic, è tutta bianca come tutte le console di ultima generazione Amberlic, molto minimal ma molto elegante. Dopodiché abbiamo subito la nostra console con la protezione antiurto e voilà la nostra piccola Amberlic RG Cube, che adesso accantoniamo per un attimo. Dopodiché sotto la vaschetta in plastica abbiamo la protezione per il vetro della nostra console, che ormai Amberlic inserisce in quasi tutte le sue console. Poi abbiamo il manuale di istruzioni con tutti i tasti e le varie combinazioni di tasti per uscire dai vari emulatori e tutto quello che, diciamo, semplifica la vita nell'utilizzo, in cinese e in inglese. Poi abbiamo una piccola scatoletta qua sul fianco della confezione, dove al suo interno abbiamo il cavo USB Type-C. Quindi questo è tutto quello che c'è all'interno della confezione. E adesso andiamo a vedere lei, questo piccolo gioiellino di casa Amberlic RG Cube. Ed eccola qua, in tutto il suo splendore, la piccola RG Cube. Sì, perché ragazzi, lei è davvero super super compatta, guardatela rispetto alla mia mano, ma le prestazioni sono davvero incredibili. Quello che ovviamente è la parte che salta subito all'occhio è sicuramente il display, perché abbiamo un display quadrato, quindi con un rapporto di 1:1. E per Amberlic è sicuramente una novità questa tipologia di display per quanto riguarda appunto il formato. E devo dire che per il retro gaming, quello vero, il retro game, quello dei giochi scorrevoli, è sicuramente la morte sua. Per altre emulazioni un po' più recenti sicuramente non è la soluzione perfetta, ma diventa molto molto interessante lo stesso. Questo display è un IPS da 720x720, quindi davvero è un ottimo display, e soprattutto è anche touch, quindi è qualcosa di veramente interessante avere anche un display touch. E questo perché? Perché comunque questa piccola console, oltre ad avere il front-end Amberlic per l'utilizzo rapido per quanto riguarda il retro gaming, ha anche Android 13 preinstallato e configurato come un cellulare. Quindi abbiamo anche il Play Store, che ci permette di andare a scaricare qualsiasi applicazione dedicata appunto al mondo Android, anche se in uno schermo 1:1 diciamo che i giochi Android non ce li vedo per niente bene, perché parliamo di giochi che per la maggior parte sono a 16 noni, quindi in un display del genere diventa praticamente inutile. Comunque abbiamo, come vedremo tra poco, un sistema Android completamente utilizzabile come uno smartphone. Per quanto riguarda le sue connessioni, abbiamo una presa per collegare un jack delle cuffie o un'uscita audio, dopodiché abbiamo una presa Type-C per la ricarica delle batterie, e poi abbiamo lo slot per la micro SD. Sì, perché questa versione in questo caso è dotata di micro SD da 256 GB, con tante ROM preinstallate. In questa versione di cui vi lascio qua sotto io il link, ragazzi, è già completa di questa micro SD con tantissime ROM. Quando dico tantissime, sono tantissime. E poi qua, ragazzi, si notano queste feritoie, perché qua sotto abbiamo una ventola di raffreddamento. Un'altra cosa davvero interessante per una console così piccola, di dimensioni veramente super compatte, avere anche una piccola ventola di raffreddamento con dissipazione dell'aria, perché comunque queste console così compatte, così piccole, tendono molto a scaldare, ovviamente, perché comunque hanno prestazioni importanti per far girare emulatori davvero pesanti. Sì, perché lei arriva fino alla PS2. Ragazzi, avete capito? PS2 in queste dimensioni, e li fa girare i giochi PS2 davvero davvero bene. Quindi la ventola di raffreddamento è sicuramente un plus da non sottovalutare, e tutto questo è possibile tramite un hardware davvero super performante, dove abbiamo 8 GB di RAM, 128 GB di memoria fissa inclusa, oltre ovviamente allo slot per la micro SD, dove possiamo mettere micro SD fino a 2 tera, però come vi ho detto, questa in questa versione ha
una micro SD inclusa in confezione da 256 giga, e poi abbiamo 8 giga di RAM e un processore che spinge e spinge tanto per essere una piccola console retro gaming. Poi per quanto riguarda i tasti, abbiamo i classici tasti LT RT, il classico tasto LB RB, dopodiché abbiamo due joystick davvero, ragazzi, incredibili. Ryan Bernick, secondo me, qua ha fatto un salto di qualità per quanto riguarda i tasti, i controller, davvero incredibile. Io di console Bernick ne ho recensite tantissime, chi mi segue lo sa, e non che le altre non abbiano dei controlli fatti bene, ma qua è un qualcosa in più, si è saliti di livello, davvero super interessante, soprattutto questi tasti. Questi qua sono, ragazzi, incredibili. Anche i tasti con le lettere Y, X, A e B sono davvero, davvero super, super di qualità. Poi abbiamo il classico controllo a croce, e qua sotto abbiamo due tasti, uno che ci farà entrare direttamente nel front-end Bernick o viceversa tornare nel mondo Android, dopodiché abbiamo un tasto che ci farà accedere direttamente al menu dell'emulatore. E poi abbiamo i classici tasti ST SE, mentre da questa parte abbiamo il tasto per l'accensione e il tasto per la regolazione del volume, mentre qua sotto abbiamo i due speaker, perché abbiamo anche un audio stereo. Poi per quanto riguarda le prestazioni della batteria, qua parliamo di una batteria da 5200 mAh che riesce a darci fino a 7 ore di gioco. Quindi, ragazzi, dal punto di vista anche della batteria, tanta roba, e anche il discorso della ventola di raffreddamento è dovuto anche appunto a raffreddare quello che comunque le batterie vanno a scaldare all'interno di una piccola console come questa. Lei è disponibile in vari colori, in questo caso è un colore che piace a me tantissimo, perché si differenzia un po' dalle classiche console che siamo abituati a vedere, quindi o nere o bianche. Qua abbiamo un colore grigio con i tasti bordeaux, però c'è anche una versione nera, una versione totalmente bianca e una versione tipo porpora, quindi un colore più dedicato al mondo femminile. Per quanto riguarda gli emulatori, ragazzi, praticamente li abbiamo tutti fino alla PS2. Ovviamente, come abbiamo detto, questo schermo, per esempio con la PSP, non è il massimo, perché la PSP, come sapete, aveva uno schermo 16 noni, quindi uno schermo 1:1, riprodurre giochi in 16 noni non è sicuramente il massimo, ma con i giochi per PS2 e PS1 si riesce tranquillamente a utilizzare questo display, anche se non è, diciamo, quello perfetto per quel tipo di emulazione, perché comunque le console PS1 PS2 utilizzavano, o meglio erano nate per display o televisori in 4/3, quindi riesce comunque ad adattarsi e ad avere una buonissima giocabilità. Probabilmente la più penalizzata è la PSP, dove si ha veramente qualcosa di inutilizzabile, mentre per tutto il resto è tanta roba, tutti i retro gaming, tanta roba. Per i vari Nintendo DS e DS 3D abbiamo la possibilità di avere impilati uno sopra l'altro i due display, e poi con il discorso che comunque abbiamo un monitor touch nel 3DS è sicuramente un plus da non sottovalutare. Quindi, detto questo, adesso vediamola in azione. Perfetto, una volta avviata siamo subito nel mondo Android. Qua possiamo andare nelle impostazioni e configurare ovviamente il wifi, la lingua italiana, tutte le classiche cose che facciamo con lo smartphone Android. Dopodiché qua sotto abbiamo Chrome per navigare in internet, perché comunque abbiamo tutto Android 13 disponibile. Qua abbiamo tutti gli emulatori, qua abbiamo ancora emulatori, qua sotto abbiamo l'interessante Play Store, anche se andiamo un po' a perdere il senso del Play Store, perché comunque con un monitor 1:1 non sono tante le app che possiamo andare a utilizzare in maniera decente su un display 1:1, e qua abbiamo le classiche applicazioni del mondo Android. Dopodiché, come vi ho detto, con il piccolo tasto qua in basso a sinistra possiamo accedere direttamente a quello che è il front-end Bernick, quindi con tutti gli emulatori disponibili, e come vi ho detto a inizio video, arriviamo fino a quella che è l'emulazione della PlayStation 2. E ragazzi, qua parliamo di emulazione davvero, davvero notevole per la PlayStation 2 in una console super compatta come questa Bernick RG Cube. Davvero super interessante vedere l'emulazione di una console come la PS2 in dimensioni così ridotte e con performance di questo livello. Quando andiamo su un emulatore, vedete qua sotto ci appaiono i giochi disponibili all'interno di quell'emulatore, vedete qua 1366 per il MAME e via dicendo. Poi ogni emulatore ha dentro tanti giochi, tutti, ragazzi, super giocabili, e quindi capite che ne abbiamo davvero, davvero a bizzeffe. Guardate sugli emulatori quanti sono e quanti sono poi i giochi
disponibili soprattutto in questa versione con microSD da 256 GB già pre-configurata, pre-caricata con tutto quello che ci serve. Dopodiché, una volta fatto questo, direi che è arrivato il momento di provare a vedere qualcosa di quello che sono appunto le ROM e la riproduzione delle ROM. E un altro piccolo particolare che mi ero dimenticato, che in tutta quella che è la qualità dei tasti e dei controlli di questa RG Cube, abbiamo anche questi LED colorati che possiamo ovviamente attivare e disattivare intorno a quello che sono gli stick di gioco. E un'altra chicca che rende questa piccola console molto molto affascinante. Direi di entrare appunto in un emulatore e di vedere come si comporta dal punto di vista delle prestazioni e della qualità di gioco, soprattutto con questo display 1 a 1. Allora, partiamo subito dall'emulazione MAME, che è dove sicuramente viene sfruttato di più questo display, dove soprattutto i giochi a scorrimento sono quelli più interessanti. Quindi, quando siamo all'interno di un emulatore, in questo caso MAME, possiamo sia con il tasto sopra RB passare da un altro emulatore, stando sempre all'interno della schermata di gioco dove abbiamo l'elenco dei giochi, mentre se usiamo RT o LT, a quel punto invece passiamo in quello che sono il menu sopra a quello che è l'elenco dei giochi. All'interno dei favoriti, vedete, ho salvato qualche gioco per farvi vedere appunto come si comporta. Proviamo il Wonder Boy, che è uno dei miei giochi preferiti per quanto riguarda i giochi a scorrimento, soprattutto quelli anni 80, è uno dei miei preferiti insieme a Bubble Bobble ed alcuni altri. Quindi secondo me questo è un gioco perfetto per provare questo tipo di schermo. In questa modalità di default abbiamo qua sotto, vedete, la riproduzione di quello che sono i controlli di un cabinato, per lasciarci la proporzione perfetta, però anche disattivando appunto all'interno, se io clicco col tasto qua in basso a sinistra, non quello per entrare e uscire dal mondo Ambernic o Android, con l'altro tasto qua, vedete, entro direttamente nel menu RetroArch e qua posso andare a disattivare, regolare, controllare impostazioni, dove posso anche ovviamente andare a eliminare queste sovraimpressioni che servono per andare a, diciamo, darci un'interfaccia diversa per quanto riguarda la nostra grafica all'interno del display 1 a 1. Anche se per quanto riguarda i giochi tipo questo non sarebbe necessario averla, però a me piace tanto perché ci dà proprio l'idea di un cabinato, è veramente super affascinante, quindi io lo lascio indipendentemente. Poi ovviamente uno può andarle a rimuovere all'interno del menu di RetroArch, soprattutto in questi giochi dove non si ha la necessità di avere questa sovraimpressione. E ragazzi, guardate la qualità dello schermo, davvero davvero notevole. Adesso non so se dalla telecamera si riesce a vedere la qualità, ma è davvero davvero incredibile quanta qualità abbiamo in questa piccola console. Quindi potremo vedere anche un Galaga, per vedere appunto anche un gioco come questo che tanti acquistano queste piccole console solo per giocare a Galaga tante volte perché è uno dei giochi preferiti degli anni 80. E devo dire che viene riprodotto in maniera incredibile. Comunque a me con la sovraimpressione del cabinato piace davvero tanto, eh? Ma tanto tanto tanto, eh? Si può togliere, si può avere lo schermo così più grande se vogliamo con una dimensione maggiore. Adesso vabbè, sono già morto perché come vi ho detto non posso parlare e giocare, però è davvero davvero bello vedere questa sorta di sovraimpressione cabinato. Direi di provare qualcos'altro, qualcosa di più intenso e di passare magari subito alla PlayStation 2. Così passiamo proprio dai giochi retro gaming degli anni 80 MAME a quello che sono i giochi PS2. Qua abbiamo un God of War che si può vedere che secondo me è un gioco super pesante, quindi da emulare davvero davvero impegnativo, soprattutto per una console così piccola dove abbiamo un hardware super compatto, ma devo dire che secondo me lo fa in maniera davvero davvero ottima. E ragazzi, guardate la fluidità, è pazzesco, stiamo giocando a God of War su PlayStation 2, quindi uno dei giochi sicuramente più impegnativi per quanto riguarda la riproduzione grafica e quello che succede all'interno del gioco. Vedete che abbiamo queste due fasce nere per darci appunto un rapporto in 4 terzi per quanto riguarda PlayStation 2, che poi è il rapporto che aveva la console originale PlayStation 2. Ma guardate la fluidità di God of War, ragazzi, è pazzesco. E lei è una console veramente, veramente minuta. Cioè, guardatela vicino alle mie mani, è pazzesca, pazzesca. Quindi a questo punto direi è pazzesca, pazzesca. Anche qua cliccando con il tasto qua a sinistra entriamo in quello che sono le impostazioni dell'emulatore, quindi possiamo andare a attivare e disattivare cose.
Quindi un altro aspetto interessante è questa possibilità di accedere in maniera velocissima tra tutte le impostazioni di gioco, uscire, passare in modalità interfaccia Ambernic, tornare direttamente nel mondo Android, tornare direttamente in Ambernic come front-end. Cioè veramente, veramente pratica, bella e veloce questa possibilità di spostarsi così rapidamente. Adesso direi di vedere qualcosa per quanto riguarda Nintendo. Questo è il Game Boy Color e guardate qua, ragazzi. L'interfaccia grafica che viene a crearsi intorno al gioco, quindi Game Boy Color Nintendo, che viene a crearsi appunto questa sovraimpressione per creare quello che era veramente la console Nintendo Game Boy Color. Davvero fighissima anche questa cosa. Poi adesso guardiamo magari un Game Boy Advance. Guardate ragazzi che figata, abbiamo la sovraimpressione di quello che era il Game Boy Advance. Quindi ci trasmette proprio le stesse sensazioni quasi di avere in mano un Game Boy Advance. Cioè veramente fantastica questa cosa, a me piace tanto. Poi come vi ho detto si può rimuovere, si clicca qua, si entra nelle impostazioni di RetroArch in questo caso e si vanno a rimuovere le sovraimpressioni, però a me piacciono talmente tanto che le lascio, è davvero davvero fighissime. Game Boy Advance funziona da Dio, non ve lo sto neanche a dire. Adesso volevo farvi vedere magari un Game Boy 3DS per farvi vedere il discorso delle due schermi sovrapposti. E vedete che abbiamo sopra un display, sotto l'altro display, con anche qua l'interfaccia che va a sovrapporsi, che va a riprodurre il Game Boy 3DS. E qua abbiamo anche il discorso che possiamo sfruttare il touch, vedete? E sicuramente ci dà una fruibilità super interessante. A me piace molto il discorso di avere sovrapposti i due schermi. Poi volevo farvi vedere i giochi Wii, magari vi faccio vedere Zelda per farvi vedere comunque la qualità grafica e come gira appunto anche questo gioco del mondo Nintendo, dove secondo me funziona davvero davvero bene. Ragazzi, si muove tutto in maniera super fluida e Nintendo Wii non è sicuramente una console facile da emulare, soprattutto anche perché gli emulatori hanno bisogno di tantissime risorse per funzionare, ma devo dire che mi è piaciuto davvero tanto anche il discorso per quanto riguarda Nintendo Wii. Guardate ragazzi, secondo me l'emulazione è fantastica. Guardate la fruibilità, abbiamo 32 fps fissi, li abbiamo fissi. Quindi si ha una fluidità di gioco davvero, davvero piacevole. Soprattutto perché ragazzi, i giochi Wii e gli emulatori Wii sono davvero complicati da far funzionare in maniera corretta e averli funzionanti con questi fps, con questa fluidità all'interno di una console di queste dimensioni è qualcosa di veramente, veramente fantastico. Mentre questo è PS1, guardate anche qua abbiamo la sovraimpressione Sony PlayStation e ragazzi anche qua mi piace, ovviamente anche qua si possono rimuovere sempre entrando, come abbiamo detto già più volte in questo video, in RetroArch e andare a rimuovere le sovraimpressioni, però a me piace un sacco perché comunque ricrea l'ambiente, la situazione, ci fa capire proprio in che quale console e in quale epoca della nostra vita stiamo giocando. E anche qua abbiamo tantissima, tantissima fluidità, ragazzi. Guardate che roba pazzesca, pazzesca. Questa console è meravigliosa. Ovviamente, come abbiamo detto, non è low cost. Parliamo di 200 euro, prezzo che trovate qua sotto al link che vi lascio in descrizione, ma con il coupon sconto che vi lascio sempre io qua sotto in descrizione, abbassate ulteriormente il prezzo, quindi andate a risparmiare qualcosa e in questa versione 256 giga di micro SD inclusa, piena, 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 piena zeppa di ROM, è tanta, tanta roba. Quindi ragazzi, questa è la piccola RG GameCube di Ambernic. Avete visto le sue prestazioni, le sue caratteristiche? Sicuramente il prezzo non è, diciamo, il suo punto di forza, perché comunque è una console non low cost, però le sue caratteristiche hardware, di prestazioni, per quanto ci viene fornito a livello di micro SD completa di tanto tanto divertimento, e parliamo circa di 9000 ROM di divertimento, è tanta tanta roba sicuramente. Lei sicuramente è super portatile, super compatta ma super prestazionale. Il display 1:1 ha sicuramente i suoi pro e i suoi contro. I pro, come abbiamo detto, ottimo per i giochi retro gaming, quelli a scorrimento. Direi secondo me anche niente male nei giochi PS2, perché come abbiamo detto lei arriva fino alla PS2, dove riusciamo tranquillamente a giocare ai giochi in 4 terzi. Ovviamente PSP c'è come emulatore, ma non l'ho considerato nemmeno, non, neanche ve l'ho fatto vedere, perché non ha senso in un display 1:1 giocare a un gioco PS2.
ISP e sicuramente il plus di avere il mondo Android al suo interno è qualcosa di interessante, ma va a perdere un po' il senso su un display uno a uno, perché comunque i cellulari sono tutti a 16 noni, quindi anche le applicazioni dedicate che possiamo scaricare all'interno del Play Store per la maggior parte sono a 16 noni, quindi in un display uno a uno si va un po' a perdere, però per il retro gaming, ragazzi, quello vero è tanta tanta roba. E qua prestazioni ne abbiamo, e avete visto come è riuscita a riprodurre anche l'emulatore Wii con Zelda con una fluidità incredibile, 30 fps, ragazzi, fissi, tanta tanta roba per una console di queste piccole dimensioni. La batteria è pazzesca, parliamo di una batteria che arriva fino a quasi 7 ore di gioco, cioè una console secondo me super completa. I nuovi controlli Ambernic inseriti in questa piccola console sono davvero super super impressionanti, e di questo colore la console a me piace da morire, perché si differenzia un po' dalle classiche console che abbiamo normalmente fra le nostre mani, che abbiamo potuto comunque utilizzare fino ad oggi. E se questo mio video in cui vi ho portato la mia recensione di questa piccola Ambernic RG Cube vi è piaciuto, l'avete trovato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale. Sempre se vi va, ragazzi, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, dove posto tantissimi coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale. Anche di lei ovviamente troverete il link e il coupon sconto sia sul mio canale Telegram Offerte che qua sotto in descrizione. E un altro suggerimento che vi do è iscrivervi al mio canale Telegram Usati Poco da un R e mezzo, dove carico tutti i prodotti che non tengo per me, che recensisco, quindi sono praticamente nuovi e li rivendo a prezzi davvero davvero bassi, e magari trovate il prodotto che stavate cercando ad un prezzo davvero incredibile. Ma quello che assolutamente dovete fare è iscrivervi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, una recensione, un testo, un tutorial o una novità come questa Ambernic RG Cube. Ciao e al prossimo video!